soprattutto tra i lettori forti, quelli che appartengono ai gruppi di lettura che si trovano anche in Facebook, ogni tanto postano qualcosa che riguarda gli audiolibri, si chiedono come trovarli, come ascoltarli, hanno interesse per com'è il mercato dell'audiolibro, insomma, com'è l'offerta di audiolibri, cosa si trova, cosa vale la pena leggere, ascoltare, come. E ho cercato di andare a vedere cosa si scrive un po' sugli audiolibri. Ho trovato quest'articolo del 2016 che diceva perché in Italia gli audiolibri non hanno mai funzionato. Ma qualcosa sta cambiando. Quest'anno la maggior casa editrice che li pubblica ne ha venduti il 20% in più. E poi fa la storia. Nel 2015 la Emons, la maggiore casa editrice italiana di audiolibri, ha aumentato le vendite del 20%, in controtendenza con quel che succede per il mercato dei libri nel suo complesso, che nel 2014 è calato del 4,3%. La percezione, anche tra gli agenti letterari, è che un mercato per l'audiolibro in Italia cominci ad esistere, per quanto piccolo sia, vale l'1% del totale. Situazione lontana dalla Germania, 4%, e dagli Stati Uniti, 7% del mercato, dove sono cresciuti in media tra il 2009 e il 2014 il 12,7% annuo. In Italia invece l'abitudine ad ascoltare audiolibri è ancora poco diffusa e i grandi editori italiani che ci hanno provato, Mondadori in testa, con il narratore, finora hanno perso soldi e sono rimasti confinati in un mercato di nicchia. Anche i libri in catalogo rimangono in larga parte soltanto in formato scritto, mentre negli Stati Uniti la casa editrice HarperCollins registra e commercializza il 75% dei libri che pubblica. Il problema, si dice, è culturale. Gli italiani in maggioranza associano il libro a un dovere e quindi, fatica per fatica, sono più propensi a ottimizzare il tempo, per esempio quello dei trasferimenti, lavorando oppure parlando al telefono, invece che ascoltando un romanzo. Oppure preferiscono passare le pause guardando un film o ascoltando musica, piuttosto che leggendo. Insomma, gli audiolibri perdono sia nella categoria dovere, dove sono sconfitti da computer e telefonini, sia nella categoria piacere, dove sono sconfitti da film, musica e ancora telefonini. Nonostante questo, le iniziative per promuovere l'ascolto continuano. L'ultima si chiama Book Sound, c'entra Marcos y Marcos e si concentra nelle scuole. La diffusione degli audiolibri aprirebbe un nuovo settore editoriale e permetterebbe di raggiungere chi normalmente non legge, ed infiltrarsi in attività in cui la lettura è impossibile. In breve allargherebbe il mercato, ma è difficile generare un'abitudine. Al di là dei segnali positivi, gli audiolibri in Italia sono ancora comprati dai cosiddetti lettori forti e dai loro bambini e nipoti, tranne per chi ha problemi specifici di lettura, come dislessia o difetti alla vista, chi non legge non è stato raggiunto. Infatti, la gran parte degli audiolibri, insomma, sono stati letti da lettori che leggono per i ciechi, insomma, non per gli ipovedenti. È lì che c'è la maggior produzione di libri, di audiolibri. Vedremo dopo, insomma, come però si differenzi questo tipo di produzione. Si stanno consolidando lettori che esistono già, comunicando loro lentamente che esiste un altro modo di consumare i libri. È più o meno lo stesso meccanismo e lo stesso pubblico di Ad Alta Voce, il programma di Radio 3. Alta Voce però di solito fa una riduzione delle letture, li legge in puntate e spesso ne fa un estratto. Insomma, diciamo, non so, di un libro di 20 ore ne legge 6 più o meno. E spesso ci mette molte inserzioni, molti inserimenti musicali. D'altro canto, sceglie opere importanti e sceglie attori bravi, riconosciuti, insomma. Quindi alta qualità di registrazione, ma purtroppo, insomma, tanta musica, tante inserzioni, tanti inserimenti, spesso una musica che copre anche le parole, e poi riduzione del testo, insomma, non testo integrale, di solito.
ha un ascolto costante e fidelizzato. Ogni tanto capita che gli editori di libri di carta registrino improvvise impennate nelle vendite di vecchi classici in catalogo, proprio perché in quel periodo vengono letti alla radio. Quindi il fatto di leggere, che so, il Conte di Montecristo alla radio fa sì che anche poi l'acquisto di questo libro aumenti, l'acquisto del libro cartaceo. È quello che successe un paio d'anni fa appunto con il Conte di Montecristo, letto da Andrea Giordana. Ma è ancora un tipo di fruizione legata alla radio e comunque a un ascolto sedentario che non si stacca molto dai vecchi radiodrammi, quelli che erano i radiodrammi che la radio trasmetteva una volta, e che in qualche modo si avvicinavano a quello che succedeva ai primi anni della TV quando venivano trasmessi gli sceneggiati televisivi tratti da grandi romanzi. Comunque delle riduzioni e degli adattamenti, insomma, al mezzo. Non tanto una lettura integrale, quindi no. Dice che comunque non è un fenomeno nuovo. Le prime registrazioni di libri risalgono al 1932, quando in America è stato letto Il Corvo di Edgar Allan Poe per ciechi, ma già nel 1878 un illustratore profetizzò che i fonografi sarebbero presto stati usati per ascoltare romanzi, cosa che in realtà non si è realizzata. E forse anche per motivi tecnici, perché i dischi allora non contenevano più di tanto, non potevano ci sarebbe voluto una quantità enorme di dischi, no? Per poter contenere un romanzo intero. Mentre adesso con l'MP3 la cosa è possibile, insomma, in un singolo CD o DVD ci sta un'enorme quantità di testo. La novità sembra però anche nella fruizione. Gli audiolibri iniziano ad essere ascoltati, spiegano quelli della Emmons Audiolibri, anche per viaggiare in auto. È dell'anno scorso un accordo con Land Rover per la ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier, letto da Isabella Aragonese. Oppure mentre si corre, quando si va in palestra, o si cucina, o si lavora. Ecco che il telefonino torna utile per un'altra funzione. Prima il lettore MP3, adesso insomma il lettore MP3 è già integrato nel telefonino, insomma. Oppure il telefonino già può andare direttamente su YouTube e quindi si può ascoltare direttamente da YouTube. Emmons è nata nel 2007 quando esistevano già Full Color Sounds e Il Narratore, gli altri due audio editori italiani, per iniziativa di tre tedeschi, lasciamo perdere chi sono. Poi arrivarono gli italiani. La speranza era che il pubblico italiano sarebbe stato recettivo, come quello tedesco. I primi audiolibri furono Caos Calmo, scritto e letto da Sandro Veronesi, Testimone inconsapevole, scritto e letto da Gianrico Carofiglio. Quindi se li scrivevano e se li leggevano. Poi Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, letto da Marina Massironi, e L'Italia spensierata, scritto e letto da Francesco Piccolo. Oggi Emmons ha in catalogo 180 titoli. Non mi sembrano un granché. Ha pubblicato coedizioni con Feltrinelli e Marsilio e pubblica 25-30 novità all'anno. Anche queste non mi sembrano una gran quantità. I prezzi per un audiolibro vanno tra i 15 e i 20 euro per le novità in CD. I tascabili costano intorno ai 10. Scaricare gli MP3 costa circa la metà. Un audio bestseller in Italia vende dalle 10 alle 15.000 copie. Anche qua non mi sembrano tantissime. Comunque, gli ultimi successi sono stati Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, letto da Paola Cortellesi. Quindi ci si rifà ai classici. Ragazzi di vita di Pasolini, letto da Fabrizio Gifuni, e Lartusi, letto da Paolo Poli. Sempre classici. Paolo Poli, che ormai è una star, è appena uscito con I Promessi Sposi, che ha già venduto 3.000 copie e sta per registrare niente meno che il Kama Sutra. Poi Paolo Poli è morto, non so se abbia registrato il Kama Sutra. In quanto a stranezza in catalogo c'è Francesco De Gregori che legge America di Franz Kafka. I lettori, tra virgolette, che sono quelli che leggono ad alta voce e non vanno confusi con quelli che leggono libri, possono essere attori, oppure autori che leggono se stessi. Gianrico Carofiglio teorizza, per esempio, che non esiste miglior lettore dell'autore,
e pretende di registrarsi da sé, ma non è l'unico, anche qua. Forse dipende, insomma, dipende da come legge, da come scrive lo scrittore, ma anche di come lo scrittore poi legge, insomma. Penso che ci siano scrittori che leggono bene e scrittori che leggono meno bene. Quindi non so se vale la pena che leggano loro le loro opere. Ci sono poeti che scrivono bellissime poesie, ma che poi le leggono male. Bisogna vedere se poi vale la pena che questi poeti rovinino leggendole le loro poesie. Di recente lo ha fatto anche Carlo Rovelli, autore del bestseller di Adelphi, Sette brevi lezioni di fisica. In ogni caso, una delle chiavi del successo è la notorietà di chi legge. E questo è un punto importante, la notorietà di chi legge. Ascoltarne la voce è un modo per entrare in contatto con una persona famosa. Allora, il primo punto, insomma, che poi incide, secondo me, sul mercato, è che chi legge un audiolibro deve essere un attore affermato, deve essere una persona nota, perché soltanto in questo modo qualcuno comprerà quel audiolibro. Insomma, è un problema di mercato. Ci si basa sul nome di questa persona. L'altra cosa, come vedremo, su cui ci si basa è la qualità della registrazione, cioè la qualità audio della registrazione, che quindi non può presumere da uno studio di incisione e da una post-elaborazione, cioè da una, come dire, da un lavoro che si fa sul file registrato. Ovviamente qui si instaura un meccanismo particolare, lattore, narratore, doppiatore, no? È una modalità di leggere, di comunicare che poi si applica al cinema, no? L'attore di teatro poi spesso fa anche il doppiatore. Adesso ci sono anche molti attori che sono disoccupati in qualche modo, che non trovano molto lavoro, no? Persone che sono uscite dall'accademia, che insomma, che sono attori, che non trovano lavoro come tali o non abbastanza e quindi stanno trovando nella lettura degli audiolibri un possibile impiego, un possibile nuovo impiego. Ovviamente la modalità della comunicazione, la modalità della lettura è una modalità che poi appartiene alla modalità della comunicazione che troviamo nel cinema, per esempio, o in televisione, no? Quelli sono i canoni espressivi riconosciuti attualmente, no? E quindi l'attore tende ad applicare alla lettura del romanzo la stessa modalità di espressione, la stessa dizione, lo stesso tipo, insomma, di espressione che poi la gente è abituata a sentire in televisione, al cinema. E quindi, insomma, c'è già abituata e quindi è più facile per l'attore entrare immediatamente in sintonia con chi lo ascolta. L'unico problema è che non è detto che questa modalità di lettura di un libro, di un romanzo, fare un audiolibro, sia effettivamente ripetere lo stesso canone espressivo. Ci sono dei canoni espressivi che vanno bene in un luogo, in un mezzo, ma che magari non si adattano perfettamente alla lettura di un libro come tale, per chi lo ascolta. E infatti qua ci sono tanti punti di vista, ci sono tante modalità di interpretare come va letto un audiolibro. E ritorniamo all'articolo. Da un punto di vista economico, fare gli audiolibri è un'attività a sé che ha poco a che fare con l'editoria classica. I costi di produzione di un audiolibro hanno poco a che vedere con quelli di un libro scritto. Per la registrazione audio, l'autore del libro prende il 5% per ogni audiobook venduto, quindi il 5% della vendita di un audiobook va all'autore dell'audiolibro. Il 6% se vende più di 50.000 copie, cosa che non è facile, ovviamente. E il 25% per ogni download, 25% ogni volta che viene scaricato un audiolibro. Le cifre sono simili a quelle che si ottengono dalla carta, anzi forse un po' superiori. Un autore che vende 10.000 copie, di cui 7.000 in CD a 20 euro e 3.000 in MP3, incassa 14.500 euro. Se anche legge e registra il suo stesso libro, le cifre aumentano, dato che un attore prende dai 100 ai 300 euro l'ora. Ecco allora, un attore
legge un audiolibro viene pagato dai 100 ai 300 euro l'ora. Questa è una notizia che non sapevo, ma che insomma è utile sapere. 100-300 euro l'ora di lettura. Per i Promessi Sposi ci sono volute, per esempio, 30 ore di registrazione. No. Allora facciamo il calcolo. Chi ha letto I Promessi Sposi per poi registrarlo e farne un audiolibro, mettiamo che a 300 euro l'ora ha guadagnato 3, 6, 9, 9.000 euro per la lettura dei Promessi Sposi. Dai 3 ai 9.000 euro. L'editore poi deve sostenere anche i costi di post-produzione, altra cosa importante che ha a che fare quindi con lo studio, quindi tutti i costi di mettere in piedi uno studio di registrazione, perché la qualità è diventata un presupposto molto importante. Tutti gli editori vogliono registrare i loro audiolibri nei loro studi con i loro attori e non accettano, per esempio, file mandati da altri, no? Vogliono il loro studio, perché poi, diciamo, la registrazione prevede poi tutta una post-produzione che ha dei costi che assomigliano a quelli della musica. È ovvio che è una cosa professionale in questo senso, quindi deve essere diversa da una cosa fatta in maniera dilettantesca, non professionale, perché bisogna dare una qualità che è possibile solo attraverso una certa strumentazione e un'attività di elaborazione di quello che si produce. Tanto è vero che in media si calcola che per un'ora di registrato, cioè per un'ora pronta per la commercializzazione, ci voglia un'intera giornata di editing. Quindi il rapporto qua diventa di 8 a 1, più o meno, calcolando che una giornata di lavoro sia di 8 ore. Per realizzare un registrato di un'ora ci vogliono 8 ore di post-produzione, cioè qualcuno che lavori sulla traccia registrata e che ci lavori per sistemarla come si deve per farne un prodotto commerciabile per 8 ore. L'importanza, no? Che il mercato a questo punto impone a due fattori determinanti, no? Si sceglie i lettori e ha la capacità di creare uno studio e di fare una post-produzione che è inavvicinabile a chi fa questa cosa in maniera dilettantesca, no? E questo fa sì che poi, diciamo, lui possa proporsi e vendere un prodotto che altrimenti non potrebbe essere venduto, dice lui. Produrre un audiolibro in questo modo ha dei costi. Vediamo, 10 ore di registrazione sono dai 1.000 ai 3.000 euro che vanno al lettore per un libro medio, insomma, che ha una durata di una decina d'ore. Quindi 1.000-3.000 euro al lettore. Poi lo scrittore, insomma, no? Le partecipazioni allo scrittore, i diritti, tutte queste cose qua. E poi questi costi di produzione che sono enormi. A questo punto, mettere sul mercato un audiolibro ha dei costi, insomma, che devono essere recuperati con il prezzo che l'editore applica all'audiolibro. Ma anche e soprattutto, come dire, c'è anche un limite di quantità di produzione, più di tanti non se ne possono fare. C'è anche una modalità di stabilire poi come deve essere il cliché, cioè come deve essere fatto un audiolibro. Nel senso che avendo l'egemonia sulla modalità di produzione, quindi sui mezzi tecnici, sullo studio che serve per produrla, e poi sugli attori che leggono e che determinano poi il gusto successivo, è chiaro che a questo punto chi la fa da padrone sono questi produttori che però più di tanto non riescono a produrre, insomma, no? Perché se fanno 25-30 audiolibri all'anno, spesso sono poi classici e soprattutto ci sono poche varianti in quello che è il gusto e la modalità di lettura. Loro decidono quali sono i cliché di lettura. Secondo me un audiolibro non va letto soltanto come da un attore. Ritorniamo al discorso dei lettori per ciechi. I lettori per ciechi, no, hanno il problema che non dispongono di uno studio di registrazione, spesso leggono a casa con la cuffietta e il microfonino. Quindi la qualità audio è decisamente scarsa, non è confrontabile con questa qualità.
E poi, non essendo attori e non essendo spesso addestrati, anche la qualità vocale si lascia a desiderare, insomma, ci sono dei problemi. Se ne devono passare tanti per trovarne qualcuno che si presti poi, che abbia una qualità, che abbia una qualità anche di lettura, una qualità tecnica, insomma, tale da essere gradevole, insomma, da farsi ascoltare con soddisfazione. Certamente no. È ovvio che non si potrebbe pagare un lettore a 100-300 euro all'ora per fare degli audiolibri attore professionista per i non vedenti, i quali poi spesso richiedono invece che qualcuno legga quello che a loro serve, non quello che decidono altri, no? Quello che decide il mercato che può funzionare, che può vendere in un determinato modo. Sono andato anche a vedere un blog che parla anche degli audiolibri, e anche questo è un sito di Elena Ferro, perché l'audiolibro è ancora un mercato di nicchia. E lei dice: da appassionata di libri da ascoltare, mi chiedo spesso come sia possibile nella società del digitale in cui ormai tutto passa attraverso un'applicazione Android, che un'invenzione come l'audiolibro non abbia ancora sfondato nella testa di noi lettori e lettrici e di conseguenza nel relativo mercato editoriale. Eppure è così. C'è di sicuro più di una ragione. Con questo articolo ho intenzione di sviscerarne alcune, almeno quelle che io vedo dal mio punto di vista di lettrice e di ascoltatrice di libri. Ogni mezzo che può potenzialmente ampliare il numero di lettrici o lettori in Italia merita di essere considerato attentamente e persino promosso. Ma deve essere capace di soddisfare pienamente le esigenze del pubblico potenzialmente interessato. Gli audiolibri lo fanno? A mio avviso no. L'audiolibro è un'ottima soluzione tecnica per chi ha tanta voglia di leggere e poco tempo per farlo. Tralasciando l'enorme vantaggio che l'audiolibro offre a chi ha una disabilità, è comunque una buona soluzione salvatempo per tutti. In questo modo possiamo leggere mentre facciamo lunghe file in attesa del turno dal nostro medico di famiglia, all'anagrafe o mentre aspettiamo l'autobus. Bastano un paio di cuffiette, il vostro smartphone e il gioco è fatto. Potete immergervi in ogni momento nelle storie che più amate, senza nemmeno affaticare la vista o portare pesi nelle vostre già cariche borse o valigette. E lasciarvi sedurre dalla fantasia mentre affrontate le sfide quotidiane o vi abbandonate la sera sul letto a mo' di ninna nanna. Io di solito leggo un audiolibro mentre vado a correre oppure faccio le mie lunghe camminate e mi godo la possibilità di evadere per un po' dal tran tran quotidiano. Semplice e vantaggioso, almeno sembrerebbe, ma se le cose stessero in questo modo, gli audiolibri sarebbero parte della nostra quotidianità. E invece non è ancora così. Perché? La prima ragione potrebbe essere che non sapete dove trovarli. Bene, a questo rimediamo subito con questa infografica fatta apposta per voi. Dove scaricare gli audiolibri? E allora, dove scaricare gli audiolibri ci mette questi siti. Audiolibri per ipovedenti, Associazione Donatori di Voce di Genova, compilare modulo di iscrizione e inviare documentazione che attesti la disabilità per usufruire dei libri gratuiti. Libri gratis, LibriVox, storie, store gratuito in lingua inglese. LiberLiber, 2 euro una tantum, buona selezione di libri classici di filosofia, storia, arte, letteratura italiana e straniera. Quindi, LiberLiber. Autori esordienti, progetto Babele, 56 file scaricabili gratuitamente da racconti esordienti. Audiolibri a pagamento. Audible. Servizio di Amazon con ampia gamma di libri in abbonamento a 9,99 euro al mese. Il narratore. Sito fornito con anteprime e schede sui lettori. Acquisti singoli, abbonamento non disponibile. Questa è la proposta dei siti. Come vedete qui non si parla di YouTube, dove invece la gran parte di chi si avvicina agli audiolibri, secondo me, va a pescare, perché si trovano audiolibri gratuiti e spesso di qualità non del tutto scadente. Quindi, insomma, YouTube potrebbe almeno essere citato tra le fonti di audiolibri, perché si trovano libri completi, si trovano libri letti in maniera gradevole e spesso si trovano titoli che non è vantaggioso produrre per le case che producono invece con i criteri che dicevo prima.
allora poi chi scriveva questo blog enuncia tre ragioni per cui gli audiolibri sono ancora un mercato di nicchia e dice: secondo me il costo. Di sicuro se digitate su Google la stringa audiolibri gratis avrete pagine e pagine di risposta. Trovare dei file MP3 o comunque file audio gratuiti che narrano storie o libri di pubblico dominio è piuttosto facile. Ma per chi desidera avere l'ultima novità del mercato editoriale o una gamma vasta di libri di ogni genere, deve accedere a servizi a pagamento. Io su questo sarei anche non del tutto d'accordo, perché si trovano anche cose particolari di nicchia, se voi sapete cercare anche su YouTube. Le trovate anche su YouTube, a volte più che non sui siti a pagamento. Costi che in alcuni casi arrivano a 6-7 euro per un solo audiolibro, sapendo che non lo terremo mai in mano, ma potremo solo ascoltarlo. È una cifra accettabile? A mio avviso potrebbe essere inferiore. Il costo del file MP3 o simile è a copertura delle lunghe ore di lavoro necessarie da parte della voce narrante per leggere perfettamente e senza intonazioni né flessioni di voce il romanzo in questione. Un lavoro come altri che va retribuito. Anche qua, per me, il dubbio è che ci sia una sola modalità di lettura per gli audiolibri, che soltanto gli attori siano le persone referenziate a leggere correttamente un audiolibro. Un audiolibro spesso è qualcosa di diverso, non è che va recitato, insomma, può essere anche semplicemente letto. Ovviamente, sì. C'è il problema delle inflessioni di voce, dell'intonazione dialettale, insomma, ci sono dei prerequisiti per chi legge, ma non necessariamente ci deve essere la tecnica dell'attore che sta sotto la lettura di un audiolibro. Ora è chiaro che la legge del mercato funziona in relazione alla domanda. Se essa sale, il prezzo diminuisce, ma come si può far salire la domanda se il consumatore non considera il prezzo adeguato al valore del bene che sta per acquistare? Un valore che determinerà in base ovviamente alle sue preferenze. Le app che oggi utilizziamo per ogni esigenza offrono abbonamenti mensili al costo di circa 10 euro. Non è molto, ma quanti libri si riescono ad ascoltare in un mese? Uno, forse due. Il gioco vale la candela? Se l'audiolibro deve diffondersi, il costo della sua produzione deve essere affrontato dall'editore che lo mette sul mercato e non su chi materialmente mette la voce e il lavoro o chi lo deve acquistare. Si tratta di una nuova impresa, bisogna assumersi qualche rischio o no? Sembra che le imprese che ci sono attualmente sul mercato vogliano assumersi molti rischi da questo punto di vista, ne vogliono puntare su altri soggetti che non siano dei soggetti consolidati, insomma. Ne vogliono dire, tra l'altro, con che criteri loro scelgano gli attori o i narratori da mettere nella loro. Da mettere nella loro scuderia. Varietà dei titoli. Questo, a mio avviso, è il vero problema. Se l'audiolibro può potenzialmente diventare una soluzione che implementa il numero dei lettori, certo deve esserci una selezione di titoli accattivante e aggiornata. La maggior parte dei siti gratuiti, che vi ho segnalato nell'infografica, hanno i cataloghi fermi da mesi. Questo però non è vero se si va in YouTube. Ci sono dei canali che propongono titoli, racconti, anche romanzi, continuamente, ogni giorno, mettono fuori qualcosa. Quindi non è vero che i cataloghi sono fermi da mesi. Bisogna sapere dove guardare. Quelli a pagamento invece sono aggiornati spesso, anche qua invece ho dei dubbi, ma è difficile trovare tutto ciò che offre il mercato cartaceo. Insomma, siamo alle solite. L'editoria non investe e attende di fare prima il consumatore e poi il bene consumato. Il mio consiglio è di guardare bene su YouTube. La nostalgia della carta. La vera ragione per cui non rinunceremo mai a un buon vecchio libro cartaceo è che il profumo della carta, la sensazione di tenere tra le mani un capolavoro, la possibilità di leggerlo e di rileggerlo, di meditare sulle parole a lungo e lasciarsi suggestionare dalla copertina è impagabile. Potrà mai sostituire tutto ciò un audiolibro? Sì, ci sono modalità diverse. L'audiolibro non esclude il libro cartaceo. Sono due modalità. Una è l'ascolto e una è la lettura. Si integrano a vicenda, a parer mio. Si integrano come è venuta fuori per la questione, poi tra l'ebook reader e tra il libro cartaceo, insomma, anche quelle sono due modalità di usare lo stesso prodotto. Per
che si integrano, vanno bene a secondo i casi, non si escludono a vicenda. Poi, le mie domande per voi, dice chi ha scritto il blog. Recentemente alcune piattaforme di self-publishing, nel caso di YouCamPrint, mettono la pubblicazione di audiolibri a prezzi piuttosto elevati. Voi lo utilizzereste per il vostro romanzo da pubblicare? Se sì, a quali condizioni? Sì, i prezzi sono piuttosto elevati e le condizioni le fanno loro. Avete già letto audiolibri? Che ne pensate? Ne leggereste di più se costassero meno?